Ci sono due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti, un'aquila reale, il gatto, il topo, l'elefante, non manca più nessuno, solo non si vedono i due leocorni. Un vino è nella foresta, no, e tutti... La rete delle scuole paritarie della regione Friuli Venezia Giulia è distribuita su 4 province, Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine. Le province che hanno una maggiore consistenza di scuole paritarie è la provincia di Udine con 69 scuole, seguita da Pordenone con 58. Noi in questa per Udine abbiamo, passando diciamo a un'analisi del personale, a Udine abbiamo 300 insegnanti, Pordenone altrettanto più o meno, e Gorizia e Trieste un centinaio di educatrici, quindi un livello di 700 educatrici in regione, con un numero di 300 unità fra cuoche e inservienti, quindi un totale personale nella regione di 1000 persone. Questa è una rete scolastica, direi, abbastanza distribuita su tutto il territorio regionale. Copriamo il 40% del fabbisogno con le nostre scuole, sia a livello provinciale che a livello regionale. E nelle nostre scuole, delle nostre 69 scuole, 33 hanno anche il nido. È una realtà, direi, significativa, che al di là di alcune pochissime, diciamo, chiusure, direi trascurabili in questi anni, poche unità di scuole, è una rete di scuole che dal punto di vista numerico e della domanda va aumentando più che diminuendo come richiesta di utenza. Noi abbiamo praticamente tutte le nostre scuole al completo, molte scuole hanno lista d'attesa e nonostante la crisi e le difficoltà economico-finanziarie in cui si dibattono le nostre scuole in questi ultimi anni e quindi l'aumento delle rette, abbiamo una frequenza veramente totale per quanto riguarda la capienza delle nostre scuole. In Friuli Venezia Giulia i provvedimenti legislativi per il sostegno delle scuole non statali risalgono ancora alla metà degli anni Ottanta e sono stati oggetto anche di una richiesta di referendum abrogativo superata dall'avvento di una nuova legislazione ancora oggi in vigore, che ha previsto l'introduzione degli assegni di studio per le famiglie in luogo degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole non statali. Assegni di studio che annualmente sono erogati per il tramite delle province a circa 2.800 alunni delle scuole elementari e medie inferiori e superiori per un importo annuo di 3 milioni e mezzo. In questi ultimi tre anni l'attenzione è stata rivolta alle scuole dell'infanzia paritarie che assicurano ben 13.600 posti, il 42% di quelli disponibili nel territorio regionale, distribuiti in 184 strutture. Per le stesse sono stati previsti contributi sui costi di gestione incrementati rispetto ai precedenti anni per un importo complessivo di 2.800.000 euro. Ma tutto questo non basta per assicurare il mantenimento dei servizi erogati dalle paritarie. La situazione generale è fortemente condizionata dalle decisioni del governo, con una riduzione degli stanziamenti statali e con tempi di erogazione degli stessi molto lunghi, che costringono le singole scuole non statali a ricorrere al credito bancario per buona parte dell'anno. Per questo la Regione Friuli Venezia Giulia decide a partire dall'anno 2011 di anticipare alle istituzioni scolastiche paritarie l'ammontare del contributo statale spettante, con un impegno delle casse regionali di circa 8.300.000 euro. Una boccata d'ossigeno e uno sforzo che ora con gli ulteriori tagli della manovra rischia di non essere sufficiente neppure in una regione che si è dimostrata lungimirante nella comprensione dell'essenzialità di questo servizio. Sì, anche in Friuli Venezia Giulia si risente di queste difficoltà finanziarie. Da un dato, cioè un dato che è questo, dal 2000 all'ultimo anno scolastico i contributi statali sono più che dimezzati.
quindi questo ha costretto a un aumento delle rette, nonostante l'attenzione che la Regione Friuli Venezia Giulia ha per le nostre scuole, con contributi alle scuole, e anche l'attenzione che molti comuni hanno nei riguardi del servizio scolastico che noi prestiamo. Ma questo non basta per coprire tutte le spese di gestione, quindi in questo momento sentiamo anche noi una grossa necessità di soluzione di problemi finanziari. Ecco. E questo però non fa venir meno la domanda che l'utenza rivolge alle nostre scuole. E questo ci consola in qualche modo, anche se i problemi... Come vede il futuro, Presidente? Ma io penso che prima o poi anche lo Stato si renderà conto di questo servizio pubblico che noi ormai rivolgiamo all'utenza, alla comunità. E quindi mi auguro che anche superate certe difficoltà contingenti, anche i contributi verranno integrati. Ecco. Se così non dovesse essere, c'è il rischio di chiusura per qualche scuola? Per qualche scuola sì, c'è il rischio di chiusura e noi abbiamo un continuo assillo da parte dei gestori, i quali veramente, nonostante i contributi che le parrocchie, per esempio le scuole parrocchiali, danno alle scuole, nonostante questi contributi, noi abbiamo molti gestori che effettivamente si trovano in difficoltà. Anni fa, dove la FISM ha realizzato una ricerca dove si sono raccolti i bisogni formativi delle insegnanti, delle coordinatrici, abbiamo sentito anche l'opinione degli enti gestori e da lì sono partite delle vere e proprie risposte attraverso dei percorsi formativi. Per quest'anno scolastico abbiamo sul piatto dell'offerta formativa diverse situazioni. Continua il progetto in rete appunto sulle regole con il professor Fedeli, c'è un corso per le coordinatrici, l'anno scorso ce ne sono stati due, uno realizzato per le coordinatrici con oltre 5 anni di esperienza e uno realizzato per le coordinatrici di nuova nomina. Quest'anno il corso si unisce e quindi parte un nuovo percorso di formazione per le coordinatrici. Questo è realizzato in collaborazione con l'Ufficio Scuola Diocesano. Dopodiché l'offerta formativa non comprende solo il personale docente, ma anche le cuoche, ad esempio. Ogni anno la FISM organizza dei corsi specifici anche per le cuoche. Quest'anno c'è anche la proposta e incontreremo a breve le coordinatrici per valutare di far partire un percorso formativo per quanto riguarda le educatrici dei nidi delle sezioni primavera, che stanno aumentando perché rispondendo alle esigenze territoriali sono state aperte numerose sezioni primavera, per cui partirà un progetto di formazione anche per queste educatrici. Matador chi è? Torero camomillo, il matador tranquillo che dorme appena può. Torero camomillo, che toro ti è vicino, scatta un video. Tra le oltre 60 scuole della provincia di Udine, quella di Maria Immacolata, delle Suore della Provvidenza, è la più antica, fondata oltre 170 anni fa. Oggi serve decine di famiglie che si rivolgono all'ente sia per la materna che per il nido. Questa scuola vede le sue origini nel 1838, era nata come asilo di carità
per i figli dei poveri in età prescolare. E gradualmente nel tempo comunque si è evoluta, ci sono state varie vicissitudini e il fondatore, il primo direttore è stato Don Pietro Benedetti. Nel 1864 sono subentrate le Suore della Provvidenza che con il loro carisma hanno potuto dare un'impronta particolare a questa scuola già esistente. Mi risulta dai documenti storici che comunque lungo il tempo si sono adottati nuovi metodi educativi, praticamente le suore hanno saputo adattarsi a seconda delle esigenze del tempo, da Freiburg, Lagazzi, Montessori, tanto che nel 1800 hanno avuto dei riconoscimenti a livello anche nazionale e abbiamo i quadri in segreteria che attestano questo. Nel 1901, dopo varie ubicazioni, perché la prima scuola non era certamente situata in questa via, l'asilo ha la sua sede definitiva in via Ronchi, oggi via Scrosoppi. Dal 2000 le suore praticamente hanno un attimino lasciato il testimone ai laici. E mi ricordo quando io sono arrivata qua che c'era una sezione di 38 bambini, mentre invece oggi c'è stata proprio veramente un'espansione grandissima dell'istituzione. Nel 2007, sempre per quella attenzione ai bisogni, a quelle richieste dei genitori, hanno aperto anche l'asilo nido, dai 12 ai 36 mesi, e quindi abbiamo questa nuova attività all'interno della scuola, sorta proprio dove prima c'erano le suore. Io dico sempre, sono andate via, hanno lasciato lo spazio ai bambini. Questo significa quanto sono attente e quanto vanno incontro a quelle che sono le richieste del territorio. La scuola, dunque nell'interno lavorano 8, 4 educatrici e 4 docenti e sono assistite anche sempre dalla presenza delle religiose. L'esperienza che ho fatto è un'esperienza comunque arricchente e bella. Perché? Perché gradualmente ci siamo messe anche noi laiche a studiare quello che è il carisma, a vederlo assieme alle suore, tanto che il progetto educativo che avevamo preso come eredità è stato rivisto, riaggiornato e studiato assieme alle suore, per cui noi da 2 anni stiamo facendo tutto un lavoro anche noi laici assieme a loro, proprio perché per mantenere fede alle origini di questa istituzione e soprattutto ai valori portanti della scuola. Il rapporto con i genitori, come si è evoluto in questi anni? Io devo dire che si è evoluto, ho detto prima che quando sono arrivata avevo 38 bambini, oggi noi abbiamo una capienza per la scuola materna, si aggira al centinaio, e una trentina di bambini nel nido. Quindi i genitori sono molto partecipi, soprattutto ma a qualsiasi momento, da quelli ricreativi a quelli istituzionali, vedi collegi docenti, assemblee così. E devo dire è un bellissimo rapporto, si lavora bene assieme a loro e quindi penso che la scuola sia cresciuta nel tempo proprio anche per questo, perché comunque c'è stato sempre questa presenza dei genitori, c'è stato anche l'ascolto delle loro esigenze per poter poi ampliare anche la scuola. Pesciolino rosso che nuoti nel mio corcio, forse sogni un fosso, certo sogni un fosso. Pesciolino rosso, scusami se non esiste un fosso pulito per te. Questo è un momento sicuramente difficile per la scuola in generale, particolarmente per le scuole paritarie. E come lo state vivendo voi?
Allora guardi, io le parlo a livello, non a livello amministrativo, a livello, perché veramente quello che sto cercando di fare è proprio la cura per la qualità della scuola. Io credo che senza dubbio difficoltà ne abbiamo e tante, ma vanno viste in fronti diversi. Cioè secondo me è importante che gli insegnanti non perdano la motivazione, non perdano il gusto e soprattutto che non, cioè, che vengano loro sempre mantenute fresche quelle il desiderio di poter, cioè il desiderio di poter essere in mezzo ai bambini con un compito veramente tanto importante, perché noi comunque collaboriamo alla loro crescita e penso che da parte mia, proprio perché come coordinatrice, il punto più importante sia proprio questo, motivare continuamente gli insegnanti, cercare di fare in modo che comunque i bambini stiano bene e possano fare delle esperienze positive in questi primi anni della loro vita. Per il resto sono consapevole anche che comunque ci si incontrano tante altre difficoltà. Penso che poi, siccome io sono una laica, la cosa fondamentale sia proprio quella di lavorare in stretto rapporto con l'ente gestore, quindi con le religiose, affinché ognuno faccia la sua parte e tutto vada poi a contribuire al buon esito della scuola.